Un incontro per mettere in evidenza l'amicizia che c'è tra Crotone e Norimberga? Sì, secondo me è un incontro molto importante. Siamo qui da Norimberga anche con la rappresentante del Comites, allora vuol dire che ha un grande valore questa amicizia tra Crotone e Norimberga. Il turismo è importante? Il turismo secondo me è molto importante perché bisogna capire che la zona di Norimberga è grande come abitanti. A Norimberga, nella circoscrizione del consolato di Norimberga, vivono più di 3.500.000 abitanti, vuol dire che vale la pena veramente di aprire questo volo diretto di nuovo. Sì, infatti bisogna impegnarsi perché questo volo venga riaperto, anche perché i turisti da Norimberga ne sono arrivati tanti e ne potrebbero arrivare tanti. Sì, secondo me dovrebbe essere di nuovo questo volo, perché non capisco bene per quale motivo l'hanno cancellato, perché era sempre quasi pieno per il 90%, mi dice l'aeroporto di Norimberga. Che cosa ha visto di Crotone e che cosa le piace di questa nostra città? Allora, la colonna è molto importante, e il lungomare è molto più bello che si prevede, è molto bello, veramente il turismo è una cosa molto importante che amano anche i tedeschi che vogliono venire qui. Questo rapporto tra Crotone e Norimberga può essere anche una via tracciabile per l'economia del nostro territorio? Secondo me, perché c'è questo progetto CES, dove si potrebbe interessare aziende tedesche di investire qui nella zona di Crotone, ma questo è un lavoro che senza un volo diretto non ha una grande speranza. Quindi il suo impegno è quello di far capire quanto è importante questo volo Crotone-Norimberga. Sì, allora il volo è molto importante, perché già arrivare a Lamezia Terme e dopo prendere una macchina per arrivare qui a Crotone sono quasi 2 ore per un investimento qui a Crotone, dopo l'azienda dice forse è troppo lontano. Lei verrà spesso a Crotone? Eh sì, io ora ci sono già la terza volta e tornerò di sicuro, perché è molto bella questa zona.